Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sono in campagna con mio fratello perché devo provare le funzionalità del mio drone, del Mavic Mini 2, ok? E come al solito sta passando una macchina. Quindi ragazzi, oggi proveremo le funzionalità del drone che sono varie, che ti permettono di fare dei video molto più carini, scusate, ok, dei video più carini se vogliamo riprendere, che ne so, una chiesa dall'alto, un monumento. Con queste funzionalità ci permette di fare delle riprese molto più carine. Adesso sono qua in campagna aperta per provarle perché non le ho mai utilizzate e sono curioso di vedere come funzionano e come realizzano il video, ok? Quindi ci vediamo dopo alla fine del video per i vari commenti così, e ci vediamo prossimamente. Voi intanto iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un like, e al prossimo video. Ciao, eh! Allora ragazzi, abbiamo finito di fare il video con il drone, abbiamo provato queste funzionalità e devo dire che si è comportato molto bene, non mi ha dato problemi. E io vi do solo un consiglio: se avete un drone di questa marca qua, della DJI Mavic Mini, quello che è comunque anche un altro drone con queste funzionalità, andate sempre dove ci sono degli spazi molto aperti, alberi molto lontani, spegni la radio se no ci sono i copyright, e cercate di fare, ripeto, dei video dove non ci sono ostacoli, perché se no il drone può andarli contro. Ad esempio il mio non ha i sensori, quindi potrebbe andarli contro. E sul telecomando abbiamo il tastino dell'arresto d'emergenza, quindi per quello siamo a posto. Però cerchiamo sempre di fare le cose con la massima attenzione, anche perché non sono giocattoli, costano anche abbastanza, quindi dispiacerebbe o romperlo o perderlo, ok? Quindi ragazzi, io vi saluto, anche Mauri vi saluta Ciao che ragazzi! sta guidando, stiamo andando verso casa. E niente, al prossimo video, che penso che il prossimo video, ragazzi, sarà qualcosa di abbandonato, ok? Ciao belli. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like.